Buonasera a tutti e benvenuti nella cucina di saporie.com. Anche per questa puntata vi accompagneremo in giro per l'Italia alla scoperta dei sapori e dei piaceri della nostra tavola. Quest'oggi con noi abbiamo il piacere di avere lo chef Omar Orsi, delegato per l'Emilia Romagna dell'Unione Italiana Ristoratori, direttamente dal ristorante Osteria da Ivan di Fontanelle di Roccabianca. Provincia Parma. Di Parma, ecco, l'ho detto giusto, sì. Omar? Benvenuto, è un piacere. Grazie, essere piacere qui con mio. Te. Insieme a te andremo quindi a degustare un nuovo piatto e preparare una nuova ricetta insieme ai nostri amici da casa, giusto dopo la sigla. Il programma è offerto da Sapori e Dintorni Conad. Noi siamo pronti per cucinare e voi, mi raccomando, prendete appunti perché stiamo per iniziare la ricetta di quest'oggi insieme al nostro chef Omar Orsi. Che cosa ci preparerai? Oggi vi faccio delle fettucce romane con asparagi verdi e prosciutto crudo di Parma. Perfetto, non vedo l'ora di assaggiarle. Scopriamo quali sono gli ingredienti per la preparazione per 4 persone. Allora, gli ingredienti sono 280 g di fettucce, 200 g di asparagi verdi, 160 g di prosciutto crudo tagliato a julienne, 50 g di cipolla, 50 g di parmigiano, 100 g di panna, 3 rossi d'uovo, un po' di burro, un po' di olio extravergine d'oliva e pepe nero. Omar, io direi che a questo punto possiamo iniziare la preparazione. Che cosa farai per prima cosa? Comincio con tagliare gli asparagi e dargli una piccola scottata in acqua. Così prepariamo anche la padella e la scaldiamo. Ok, allora iniziamo subito a tagliare i nostri asparagi. Io ti accendo subito il piano cottura. Intanto passiamo la linea al nostro critico enogastronomico Davide Oltolini, che quest'oggi ci parla proprio delle fettucce romane. Nel volume Cucina Romana del 1929, Ada Boni afferma che le fettuccine romane, pur nella loro semplicità, possono rivaleggiare con le più accreditate paste asciutte delle altre cucine regionali. Le fettucce devono il proprio nome alle omonime strisce sottili usate per gli orli dei vestiti. Famose le fettuccine alla papalina, create quando il cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, richiedette un piatto particolare, ma legato alla tradizione culinaria romana. E adesso andiamo a degustare. Caratteristiche delle fettucce romane: la particolare ruvidezza e il generoso spessore, tipiche delle paste molto trafilate. Tali peculiarità rendono le fettucce romane estremamente versatili, adatte per più svariati condimenti, con grande soddisfazione per il palato. Oltre alla classica interpretazione delle fettuccine alla romana o con sughi a base di cacciagione e funghi, oggi ci piace consigliarvele con alici, fave e pomodoro con cassè. Torniamo in cucina, intanto i nostri asparagi si stanno scottando e tu, Omar, che cosa stai facendo? Sto tagliando a julienne il prosciutto per poi metterlo nella padella. Molto bene, intanto io ho visto che hai preparato i nostri asparagi, però vorrei parlarti di un'altra tipologia di asparagi, che sono quelli di Bassano DOP, quelli bianchi, che sono molto molto buoni. E a fianco alla tua ricetta vorrei che i nostri telespettatori seguissero anche questa, proprio a base degli asparagi bianchi. Buongiorno a tutti, sono Stefano Dalla Valle, chef patron del ristorante Al Pozzo di Masone Vicentino.
Sono qui oggi per presentarvi un piatto con l'asparago DOP di Bassano, che è un branzino d'amo marinato con la vaniglia di Tahiti e servito con un sapore di asparagi. La dose per 4 persone, un branzino d'amo, del sale, zucchero, pepe, uva passa, pinoli, cipolla bionda, della vaniglia di Tahiti, mezzo chilo di asparagi DOP di Bassano, dell'aceto di mele, dell'olio e dell'acqua. Per prima cosa dobbiamo sfilettare il branzino, cercando sempre appunto di togliere tutte le lische per una buona riuscita del piatto. I branzini d'amo sono quelli appunto nostrani dei nostri mari che si prestano molto di più a fare questo tipo di preparazione. Togliere tutte le spine con l'aiuto dell'apposito attrezzo, cercare di raffinare bene e adagiarlo in una pirofila e fare la marinatura. La marinatura con dello zucchero, del sale nella stessa quantità. E per accelerare i tempi di marinatura, perché la miglior marinatura deve essere minimo di 4 ore, utilizziamo dell'acqua, così scioglie e fa prima da marinare. E lo adagiamo in frigo. Trascorse le 2 ore, il branzino deve essere asciugato molto bene e questa marinatura serve per disidratare praticamente il branzino e poi rimetterlo in un'altra pirofila pulita con la vaniglia di Tahiti, l'olio e lasciarlo marinare per circa 6 ore. Ora prepariamo il sapore di asparagi. Per questo sapore ci servono gli asparagi DOP già pelati e mondati e la cipolla tagliata per la parte lunga come il sapore vuole. Padella, ci mettiamo dell'olio, facciamo appassire la cipolla. Quando la cipolla è tutta appassita ci mettiamo gli asparagi e li facciamo cuocere per circa 10 minuti spruzzando l'aceto di mele che è un po' più dolce. Si aggiunge poi i pinoli, l'uva passa e sale. Ci mettiamo l'aceto. Facciamo evaporare i pinoli. L'uva passa. E il sale. Continuare la cottura per circa 15 minuti e che il sapore sia abbondante di olio per una buona riuscita del piatto. A cottura terminata facciamo riposare il nostro sapore in frigo perché deve essere servito molto freddo per poi andare a completare il piatto assieme al branzino. Trascorse le 6 ore il branzino è stato marinato, lo asciugiamo leggermente ed è pronto a essere scaloppato per essere servito. Lo adagiamo a piacere, l'importante è che siano le fettine molto sottili, così poi sono piacevoli al palato. Poi prendiamo il sapore, che appunto ora è bello freddo, e lo adagiamo vicino al branzino, un filo d'olio. E il piatto è fatto. Ecco il piatto, un carpaccio di branzino marinato con un sapore di asparagi bianchi di Bassano DOP. Consiglio un Lessini Durello DOC. Omar, ho visto che i nostri asparagi sono pronti, hai messo anche una noce di burro nella nostra padella. Certo. E adesso che cosa fai? Adesso do una scottata ancora con il burro a questi asparagi e poi dopo vado ad aggiungere il prosciutto. Più o meno di quanto tempo avremo bisogno? Ma qualche minuto, pochi, 3 minuti, 4 minuti. Giusto il tempo di passare la linea alla nostra bellissima Duavilla che come ogni settimana ci consiglia un buon vino per la nostra tavola. Vino forte e fine. Carducci lo definì generoso, anzi generosa e Pavese addirittura leggendaria. Stiamo parlando della Barbera d'Asti di OCG. La
La Barbera si presenta come un vino asciutto, pieno e sapido, con una buona persistenza in bocca, ma sono le note floreali quelle che ci catturano subito all'inizio: more, ciliegia, fragoline di bosco, quindi tutta frutta fresca, primaverile ed estiva a bacca rossa che veramente ci conquista. Ottimi gli abbinamenti con un plateau di salumi, benissimo con un salame felino stagionato. Va anche bene a braccetto con un gorgonzola DOP dolce. Ottimo infine con un asiago stagionato e confetture di fichi. Grazie alla nostra Adua, noi torniamo in cucina qui insieme allo chef Omar Orsi perché dobbiamo scoprire che cosa succede adesso. I nostri asparagi sono praticamente pronti. Sì, e adesso io vado ad aggiungere il prosciutto nella padella. E andiamo quindi a cuocere insieme agli asparagi e anche il prosciutto. Abbiamo tempo ancora qualche minuto intanto certo. Si prepara il nostro condimento, giusto il tempo della pubblicità, rimanete lì, ci vediamo tra poco. Va pensiero sull'ali dorate. Ogni volta che varco questa soglia è come fosse la prima. Che emozione respirare le atmosfere e gli aromi della sua terra, i profumi dei cibi e dei vini dal carattere deciso e sincero che lo hanno accompagnato per tutta la vita. Se oggi rappresento il bel canto nel mondo, lo devo anche a lui, al suo genio, alla sua continua ricerca della perfezione e dall'amore per le tradizioni della sua gente. E anch'io, quando torno a casa, amo ritrovare la mia storia e le mie radici, incontrare gli amici di sempre e condividere con loro le emozioni più genuine. A Langhi Parma c'è sempre profumo di casa. Torniamo nella cucina di saporie.com e ricordiamo, Omar, che cosa stiamo cucinando insieme ai nostri amici che ci seguono da casa. Allora, stiamo facendo delle fettucce romane con degli asparagi verdi e il prosciutto crudo di Parma. I nostri asparagi sono pronti insieme al prosciutto, vedo che l'acqua bolle, quindi non rimane che buttare tutto la pasta. Quanti minuti dovrà cuocere? 10 minuti, quindi abbiamo tempo di farla cuocere. Intanto noi seguiamo le telecamere di saporie.com in giro per l'Italia perché ci accompagnano sempre alla scoperta di nuovi eventi tutti legati al mondo dell'enogastronomia. Quindi andiamo insieme, va bene? Va bene. Andiamo. L'antica corte pallavicina di Polesine Parmense, in provincia di Parma, ha ospitato lo scorso 15 aprile 100 mani di questa terra, un convegno evento ideato ed organizzato dall'associazione Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi. Un'occasione per riunire chef, produttori, sommelier, ma anche professionisti della comunicazione, intorno ad un tavolo per discutere di tematiche inerenti al mondo della ristorazione. Non potevano mancare in questa calda giornata primaverile i banchi d'assaggio di prodotti tipici locali e di piatti proposti dagli chef, sempre molto graditi dagli addetti ai lavori e dal pubblico intervenuto alla manifestazione.
questo è il, ormai è diventato il convegno, cioè tu sai dove nascono, quindi è il contenitore dove si divulga il, le manifestazioni che andranno poi a caratterizzare l'anno. In questa circostanza abbiamo ringraziato i fautori di Ristoranti Aperti per un discorso del terremoto che è venuto in Emilia, soprattutto fino all'Emilia. In più il termine della manifestazione che verrà fatta a Pescia per quanto riguarda Saperi Sapori 2.0 in collaborazione con Chef to Chef, dove quattro grandi chef faranno una cena per, e tutto andrà in beneficenza, e in più Massimo Bottura che farà assieme a Chef to Chef un incontro con l'Abbado a Modena. In più abbiamo presentato il progetto con la scuola alberghiera di Sara Mazzoni, quindi vedi c'è una collaborazione con il Parmigiano Reggiano per quanto riguarda un libro, un incontro sensoriale con il consorzio del prosciutto di Parma, quindi ci sono molte iniziative nel carniere. Dalla provincia di Parma ci spostiamo alla provincia di Como per partecipare ad una singolare ricorrenza. Il Casinò di Campione d'Italia, inaugurato nel 1933, ha voluto festeggiare i suoi primi 80 anni con una serata dedicata alla musica degli anni 80. Per questa occasione, il Salone delle Feste della più grande e importante sala da gioco d'Europa ha visto alternarsi sul suo palcoscenico alcuni dei più significativi rappresentanti della musica di quel decennio, presentati da Alba Parietti. Sabrina Salerno, Irigheira, Paul Young, il balletto Glam Animation e la stessa Alba Parietti hanno anche affiancato il sindaco di Campione d'Italia Maria Paola Piccaluga e l'amministratore delegato Carlo Pagan nel taglio della spettacolare torta di compleanno preparata dagli chef del Salone delle Feste del Casinò e brindato con tutti gli invitati agli 80 anni della Casa da Gioco. Siamo quasi addirittura d'arrivo, le nostre fettucce sono quasi pronte. Quasi, sì. Sto saltando il prosciutto con gli asparagi e le fettucce. Appena sono un po' più calde metto giù l'uovo. Ah, quindi c'è ancora un tocco d'arte da applicare alla nostra ricetta. Facciamo tipo la carbonara, ho fatto il rosso d'uovo con la panna e il parmigiano. Ok, allora andiamo ad inserire anche l'uovo, intanto che le nostre fettucce vengono terminate dal nostro chef Omar Orsi, noi andiamo a presentarvi un'altra ricetta a base di asparago bianco di Bassano DOP. Buongiorno, sono Luca Grazian del ristorante da Riccardo di Carrè in provincia di Vicenza e sono qui oggi per presentarvi una ricetta a base di asparagi bianchi DOP di Bassano. In particolare ho pensato di fare un dolce e il cui nome è Cran Caramel agli asparagi bianchi di Bassano DOP, con in abbinamento un'insalatina di frutti di bosco conditi con uno sciroppo di sambuco. Gli ingredienti per 4 persone sono un uovo intero, 2 tuorli, una stecca di vaniglia del Madagascar Presidio Slow Food, 75 g di zucchero di canna, 200 g di panna fresca da cucina, 200 g di polpa di asparagi asciutta, precedentemente lessata. Per l'abbinamento frutti di bosco in proporzione variabile, more, lamponi e fragole, sciroppo di sambuco per condire il tutto, del caramello per foderare gli stampini, delle foglioline di menta e melissa per la guarnizione. Come prima cosa iniziamo dagli asparagi bianchi DOP di Bassano, precedentemente li ho già sbucciati, ora li taglio a rondelle e li metto a bollire in modo da ottenere la polpa per la base del cran caramel. Arrivati quasi alla punta, lascio le punte da parte che andranno cotte successivamente e mi serviranno da guarnizione. Li lascio sobbollire fino a quando non saranno cotti, ci vorranno indicativamente 7-8 minuti, devono essere ben cotti. Nel frattempo che gli asparagi finiscono la cottura, preparo le uova. Un uovo intero e 2 tuorli. Gli asparagi sono pronti, li scolo e li metto in un bicchiere capiente da frullatore. Lascio ancora sul fuoco il pentolino perché andrò a sbollentare anche le punte degli asparagi. Iniziamo con la panna, lo zucchero di canna, le uova e un baccello di vaniglia. Lo apro a metà in modo da
usare solo i semini interni. Ora vado a frullare tutto quanto. Questo è il composto frullato, pronto per essere versato negli appositi stampini e andare in forno a cuocere. Prendo ora gli stampini in alluminio precedentemente imburrati, con l'aiuto di un biberon verso del caramello sul fondo e successivamente verso il composto. Ora copro con un foglio di carta stagnola e li metto in forno a cuocere a 84 gradi per 40 minuti a vapore. Nel frattempo che il cran caramel si cuoce, tagliamo le punte degli asparagi e le sbollentiamo velocemente per circa un minuto e mezzo, al massimo due. Nel frattempo che i cran caramel cuociono, prendo una padellina e metto una noce di burro, aggiungo lo zucchero e appena le punte sono pronte le scoliamo e le ripassiamo leggermente. Trascorsi i 40 minuti di cottura del cran caramel, vi consiglio di raffreddarlo in frigorifero per almeno 2-3 ore. Procedo ora con l'impiattamento. Dispongo sul piatto delle gocce di crema di lamponi. Metto le foglioline di menta e melissa. Ora condisco l'insalatina di frutti di bosco con pochissimo zucchero di canna e lo sciroppo di sambuco. Posizioniamo al centro del piatto il cran caramel. Tutt'attorno l'insalatina di frutti di bosco. Andiamo ad ultimare con le puntine di asparago. In ultima aggiungo una piccola cialda di cioccolato fondente croccante. Ecco a voi il cran caramel di asparagi di Bassano Bianchi DOP con insalatina di frutti di bosco e lo sciroppo di sambuco. In abbinamento vi consiglio un recioto classico di gambellara ad hoc. Ed ecco qui il capolavoro del nostro chef Omar Orsi, una sinfonia di sapori e di profumi, davvero complimenti per questo piatto. Io so che siete stati tutti molto attenti anche da casa, però andiamo a ripercorrere insieme ogni passaggio, va bene Omar? Va benissimo, sì. Intanto ho tagliato gli asparagi che li ho scottati nell'acqua, poi dopo li ho direttamente messi nella padella con un po' di burro. Ho tagliato il prosciutto crudo, l'ho aggiunto agli asparagi col burro e nel frattempo ho cotto le fettucce in acqua bollente salata. Quando le sono andato a scolare ho aggiunto il rosso dell'uovo sbattuto con un po' di panna e un po' di parmigiano. Ed ecco qua il tuo capolavoro, pronto da servire in tavola e da assaporare con gli amici. Allora Omar, a me non rimane che ringraziarti per essere stato qui con me in questa puntata speciale. Io do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori sui nostri social network e sul nostro sito web saporie.com. Nella nostra cucina l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stesso canale. E se siete stati bene con noi, continuate a seguirci. Ciao! Vieni a sentire tutto questo. Union Lido Park Resort. Il tuo parco delle vacanze. Il programma è stato offerto da Sapori e dintorni Conad.